di fronte a un ministro che l'unica cosa che sa fare è twittare, l'unica cosa che sa fare, non risponde quando viene richiesta di un parere, di un governo che non c'è, di un governo che usa questi mezzi per potersi riparare rispetto alla libertà che devono avere i senatori di espressione. Perché, Presidente, io il voto segreto l'ho esercitato da quando avevo 18 anni, andando nel segreto dell'urna a deporre il mio voto. Cosa devo ritenere? Che sarà superfluo anche quello fra qualche giorno? Cosa devo ritenere? Che se non voto quello che dice il senatore Zanda non va bene? Cosa devo ritenere? Che se intervengo in maniera non opportuna, magari in disaccordo con quanto ritiene il senatore Verdini, devo poi uscire dall'aula? Questa è la libertà che distingue i senatori oggi. Io provo vergogna per la storia di questo Senato, provo vergogna per come lei gestisce l'aula di questo Senato. Ho sbagliato nel voto segreto per il Presidente della Repubblica, ho votato Napolitano, non ho sbagliato quando non ho votato lei, si vergogni perché lei calpesta la nostra libertà. Grazie. Prendo atto che... Prego di... Quando finite riprendiamo l'aula, se no la sospendo. Va bene? Allora sospendo la seduta finché non finisce questa gazzarra. La seduta è sospesa. Ma la cosa è veramente scandalosa, perché hanno trovato tutti i mezzi, hanno provato tutte le tagliole, tutto quello che potevano per non mettere in votazione questo emendamento. Quando non gli è stato possibile evitarne la votazione, hanno creato delle condizioni per cui non è stato ammesso, mentre per Costituzione avrebbe dovuto esserlo, il voto segreto. Prego gli assistenti. Allora, incominciamo. Chi procura il tumulto viene allontanato dall'aula e non partecipa alle votazioni per tutta la seduta. Il voto segreto di cui parliamo, è importante sottolinearlo, non è quello che ha consentito in questi anni in maniera veramente squallida di salvare qualche senatore o qualche deputato inquisito, ma è quel tipo di voto segreto che garantisce che ogni senatore possa esprimersi liberamente senza dover poi pagare un conto, subire pressioni per la scelta fatta nel voto. Noi sappiamo che con questa proposta sarebbe passata la riduzione a 500 del numero dei deputati, che oggi sono ben 630. Sappiamo altrettanto che Renzi è totalmente contrario, perché ha promesso a parte dei suoi senatori con un giochino alla Prima Repubblica di recuperarli poi alla Camera dei Deputati. Quindi tutto il contrario di quella spending review e di quella riduzione dei costi della politica che viene invece descritta dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Tutti coloro che non consentono il proseguimento dei lavori d'Aula, se questa è la risposta di non proseguire i lavori d'Aula, la seduta viene sospesa. Bene, su questo voto non è stato ammesso il voto segreto perché hanno voluto controllare i singoli senatori del PD che già in un voto segreto precedente non avevano seguito l'indicazione della maggioranza, appoggiando una nostra proposta di inserire in Costituzione la tutela per i temi di etica e i temi legati alla famiglia e al diritto alla vita. Hanno cercato quindi in tutti i modi di ostruire questa libertà democratica. Non hanno vinto. Ha perso oggi una parte importante della democrazia del Paese. Attenzione, perché il prossimo passaggio sarà un governo che, lo dico senza vergogna, oggi non si può votare liberamente in coscienza, domani anche i cittadini non voteranno libertà di coscienza. Questo è quello che non possiamo permetterci e quello su cui ci opponiamo totalmente. La seduta è sospesa.